un giorno mi metto comodo, non sta niente. Tutte queste domande che avrete da farmi. Chi comincia? Chi comincia? No, scelta Como. Scelta Como, come diceva il direttore, ha gran voglia comunque di tornare a giocare. Comunque mi stavo allenando a Trigoria con la Roma, un po' con la prima squadra, un po' con la primavera, perché avevo l'intenzione di continuare a giocare. Poi è venuta fuori questa opportunità grazie al direttore e al presidente che ci siamo visti. Mi hanno parlato del loro progetto, della voglia che hanno di portare questa squadra a un gradino più alto, e quindi a me piacciono le sfide. In questo momento è diventata magari una sfida un po' più difficile di quello che magari si erano prefissati, visto gli ultimi risultati, però siccome non ho mai vinto tantissimo, voglio ricominciare da qua. Quindi questa è il perché ho scelto Como. Hai visto qualche porta la squadra? No, non ancora, dico la verità. No. Ho visto, però ho seguito da quando ci sono stati i contatti, ho seguito l'andamento della squadra, diciamo, nell'ultimo mese. Niente. Purtroppo, come succede, c'è stato anche il cambio allenatore, perché poi quando le cose non vanno bene, purtroppo è sempre l'allenatore a pagare, e quindi questo sarà uno stimolo sia per me, ma soprattutto per i ragazzi che già fanno parte di questo gruppo, a fare qualcosa in più per uscire dalla situazione che si è creata. Nella tua esperienza inglese, arrivi in un campionato che è molto diverso da quello che sei abituato a affrontare. Cosa pensi che possa succedere adesso? Cioè, nel senso? Sì, il campionato inglese sicuramente è un campionato completamente diverso. Adesso vediamo dai primi allenamenti, dalle prossime partite, quello che ci dirà il campo. Sicuramente per me non è una retrocessione in una categoria inferiore, assolutamente. E come ho detto prima, l'entusiasmo che mi hanno trasmesso sia il presidente che il direttore è stato molto positivo, quindi ha influito questo anche nella mia scelta. Quindi la voglia è di fare bene e, come ho detto, riuscire a fare un salto importante per questa squadra, che comunque ha un passato glorioso e importante, quindi merita magari qualcosa di più rispetto alla Lega Pro. Io spero di dare il 110% come ho sempre dato, come sono sempre stato abituato a fare in tutte le mie esperienze. Spero di aiutare la squadra in questo. Una domanda. Conosciamo bene come esterno destro in Italia, cioè a Roma. So anche che in Inghilterra hai fatto di difensore centrale, sì. Ecco, tu vieni a Como per fare che cosa? Io mi metto a disposizione dell'allenatore, e l'allenatore sicuramente saprà meglio di tutti trovarmi una collocazione se riterrà opportuno e idoneo farmi giocare, perché io come dico non vengo qua, come ha detto il direttore prima, perché ho un nome, io vengo qua e parto alla base con tutti gli altri ragazzi, quindi questa è la mia più grossa, il mio passo importante per inserirmi anche in un gruppo come può essere questo del Como. Però l'idea? Non lo so, io sì, ultimamente, gli ultimi 2 anni ho fatto molto più il centrale difensivo che l'esterno, però ho giocato anche esterno in Inghilterra senza problemi. Non è una importante, come ho sempre ragionato io, è importante essere negli 11, poi se a destra, a sinistra, davanti, dietro, al centrocampo, quello non è un problema.